Eccoci qua di nuovo. Oggi faccio la mia personale classifica sui viaggi che ho fatto. Personalissima, che non vi abbia una mano nessuno. Ho dovuto scrivermi le istruzioni perché non me le ricordo altrimenti. Diciamo, faccio la classifica sulle città che ho visitato, il mio punto di vista. Poi, giusto o sbagliato, non lo so. Partiamo dall'ultimo. Devo dire, ci deve essere un ultimo. Come c'è un primo, c'è un ultimo, ovviamente. Allora, l'ultima in classifica personalmente è stata Porto. Porto non mi è piaciuta, non ha niente, sinceramente. Parlavano là di Beira, è un canale con dei negozietti. L'unica cosa bella erano che c'erano dei pesci grandi così, allucinanti. Per il resto, forse ho il panorama che ho visto che siamo andati con la motoletta, la bellino, ma musei poco, la strada principale che era la via Santa Caterina, roba del genere, misera, non c'era, non so, non ho avuto questo, non mi ha entusiasmato, personalmente non mi ha entusiasmato. Oh, potete sempre ribattere. Poi abbiamo al numero, dunque siamo partiti dall'ultimo, ok. Quinta in classifica, perché in realtà sono 8, ma ho fatto 2 e sono al primo posto. Quindi quinta in classifica, Valencia. Valencia non mi è dispiaciuta del tutto, però diciamo rispetto alle aspettative che avevo, che mi avevano descritto, c'è un centro piccolino, storico, e poi il resto è una gran bella periferia. Però come musei, tolto il museo del Fallas, non so, potrebbe essere interessante come cultura locale, il Taurino, la Plaza de Toro, da vedere, se uno piace. Poi io non andrei mai a vedere una corrida, però vabbè. Per il resto la città è piccola, ci si muove bene, ma niente di... Non ho visto gran bei musei, non ho visto belle piazze, la temperatura era eccezionale, quello sicuro, niente da dire. Andiamo avanti, quarto posto Berlino. Berlino devo dire che era al quarto posto, però mi è piaciuta, ovviamente ben organizzata dai tedeschi. Forse l'ho messa al quarto posto perché era un periodo, faceva freddo, però il resto mi è piaciuta abbastanza, sì, perché mi piace il periodo storico, quindi rivivere quei momenti storici, rivedere dove c'era il bunker, dove gli hanno messo il mausoleo degli ebrei, tanto per dirgli, il pezzo di muro, non mi è dispiaciuto. Però Berlino, forse dovevo andare quella volta che ero anche abbastanza vicino quando è caduto il muro, poi non avevo il tempo, non avevo la voglia, eccetera. Oggi secondo me è una Berlino che è un 3.0, vede al 3000, quindi è abbastanza moderna, non c'è più, non si respira più quella vera, la chiamano olgargia, mi sembra, che è la nostalgia per il vecchio periodo storico che c'era post bellico. Non si vive più niente di quella cosa lì, quindi mi è mancata un po' la magia della Germania dell'Est, forse, ecco. Vai a vedere Germania Est, Germania Ovest, non vedi più nessuna differenza, non è rimasto niente, per quello forse l'ho messo al quarto posto. Però per andare vale la pena, se poi le aspettative sono diverse. Poi numero 3, andiamo in top 10, Barcellona, fantastica, molto bella. La prima cosa che ho contestato, la chiesa, però effettivamente è una bella chiesa. Io contesto il fatto che ti chiedono 18 euro per vedere una chiesa in costruzione, la Sagrada Famiglia. Poi c'è bello il Parco Güell, ci sono dei bei panorami, si va su sulle colline. Se uno piace l'arte, ce n'è da vedere, dei bei musei, delle belle strade, delle belle piazze, la Barcelloneta, una bella spiaggia. Diciamo che Barcellona l'ho classificata al terzo posto, è stato piacevole, mi è piaciuto. Secondo posto abbiamo Copenaghen. Allora, Copenaghen, appena arrivato a casa, era un po'... Poi me la sono digerita, l'ho capita, e Copenaghen l'ho rivalutata. Mi è piaciuta, Copenaghen molto. Però attenzione, Copenaghen molto. Primo il tempo, perché...
è un tempo, c'è freddo, pioggia, probabilmente neve, eccetera. Non è eccessivamente grande, non ha un bel sistema metropolitano, non mi è piaciuto come metropolitane, però forse era anche il primo viaggio, dovevo un po' entrare nell'ottica. E bei musei, c'è da vedere, belle strade, belle zone pedonali, belle piazze, c'è. Copenaghen mi è piaciuto, poi se piace anche quel tipo di cucina si mangia anche bene, un po' pesantino, però si mangia bene, mi è piaciuto, mi sono trovato bene. Un po' sopravvalutata la zona del Niasen, che non mi ricordo perché hanno dei nomi un po' strani, che si vede principalmente sempre, che sono quelle case che sembra di essere a Burano, per capirsi, il canale con le case rosse, una bella zona, un po' sopravvalutata perché è piccolina. Poi sono stato là nella zona dei pusher, che mi ha un po' impressionato, però forse ero da solo con la telecamera in mano, ho detto qua è meglio che avevo un po' di... Però Copenaghen è buono. Al primo posto ci sono due città, per due motivi diversi. Abbiamo Londra e Lisbona. Londra perché ci sono già stato parecchie volte e mi è sempre piaciuto Londra, mi trovo bene, mi trovo a mio agio, non so perché. I musei sono gratuiti, i mezzi di trasporto sono eccezionali, c'è tanto da vedere, c'è tanto da muoversi, anche qualunque piazza si va fuori, si esce dalla metropolitana e si va a Piccadilly, è bellissimo, è un bel posto, si può fare due passi, che poi non due passi, si intende 3 chilometri, si riesce a vedere una bella strada, dei bei musei, c'è sempre qualcosa da vedere, già solo andare in metropolitana per me a Londra è già... una bomba, cioè eccezionale. Non uscite mai dalla metropolitana, come che in certe città che bisogna uscire da una parte per entrare all'altra, cioè è eccezionale quei trasporti, sia sotterranei che in alto. Sono un po' inquadrati su certe cose, per esempio l'ultima volta sono andato, stavo facendo una zoomata all'interno della metropolitana e mi hanno, non so, intanto a castigarmi, ho fatto finta di non capire niente in inglese, ho detto non capisco, e non mi lasciavano fare le riprese, oppure sono precisi negli orari dei treni, dei pullman, nel senso se avete prenotato un pullman alle 13.05 non potete prendere quelle 12.55, devo prendere quello lì, altrimenti non mi fanno salire, hanno tutte queste cose, però come città merita, è grande, c'è di tutto, mangiare lasciate perdere, però per il resto merita la grande. L'altra città che mi è piaciuta tantissimo è stata Lisbona. Lisbona ha un clima che è meraviglioso, ha di quelle quartieri che sono bellissimi, perdete una giornata intera solo a girare nei quartieri, tante camminate, grandi rampe, tanta salita, poche discese, c'è la plaza, la piazza principale della Rua Augusta, poi c'è la torre di Rua Augusta, poi c'è la piazza, non mi ricordo il nome, che butta direttamente sul Teju ed è molto bella, poi anche lì lungo la camminata del Teju ci sono tante cose belle, poi hanno le pastel de nada che sono buonissime, quindi sufficiente anche quello. E una mozione a parte, perché lì ci sono stato tante volte, merita, ho aggiunto categoria speciale vacanze, c'è Marsalam, perché io vado spesso in Egitto, lì a Marsalam, mi trovo bene perché siamo bene a sud dell'Egitto, fa caldo, c'è sole, quella compagnia con cui vado via fa un servizio che è impeccabile. Confermi Sonia? Sì. Conferma Sonia. Vi tengono i bambini schiavi, sono quasi segregati, non li danno più fino a sera, quindi è il posto perfetto se avete figli. E questa comunque è la mia personale classifica. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da ridire, sono qua per discuterne. Se vi piace e vi interessa, condividete e iscrivetevi. Ciao!